A marzo la conclusione dei lavori e entro primavera l'acquisizione del parcheggio di Piazza Europa da parte di ATC Mobilità e Parcheggi, partecipata del Comune della Spezia al 70%. Sono i tempi stimati dai tecnici e dagli amministratori comunali per la conclusione dell'operazione che prevede l'acquisto al costo di 5.520.000 euro della struttura realizzata da Europa Park da parte dell'ente pubblico. La spesa sarà sostenuta tramite un aumento di capitale di ATC Mobilità e Parcheggi programmato nell'arco di 5 anni e tramite la cessione di un mutuo ventennale da parte della società spezzina che gestisce i parcheggi a pagamento cittadini. Oggi noi abbiamo finanziato attraverso ATC Mobilità e Parcheggi quasi l'80% attraverso un'operazione finanziaria, quindi un mutuo che farà ATC Mobilità e Parcheggi. Il Comune farà un aumento di capitale ATC Mobilità e Parcheggi di 600.000 euro e darà un contributo come soci, primo anno 200.000 euro, il secondo 120, il terzo, il quarto e il quinto 40.000 euro. Come si vede, il saldo anche in questo caso è estremamente positivo. Prima vi era un costo stimato ogni anno di circa 400.000 euro, oggi c'è un aumento di capitale, quindi risorse che comunque la collettività troverà all'interno di una propria società partecipata e poi un contributo per i primi anni, appunto, lo ripeto, 200.000 per poi scendere a 120 e per poi scendere ancora terzo, quarto e quinto per 40.000 euro. Il piano di ammortamento è quindi il piano al termine del quale il comune, l'ente, diventerà proprietario a tutto tondo dell'immobile, mentre prima era 35 anni, oggi è 20 anni. Tra le modifiche al piano della sosta urbana, previste in seguito all'acquisizione del parcheggio sotterraneo di Piazza Europa, la pedonalizzazione di Viale Mazzini e Via Diaz. Grazie al fatto che il comune potrà disporre di 260 posti auto a rotazione in Piazza Europa, è possibile restituire sosta ai residenti, è possibile pianificare spostamenti di parcheggi andando incontro alle esigenze dei consumatori, dei residenti e dei cittadini. Là dove entra il pubblico, là dove entra l'amministrazione comunale con una visione di interesse generale nei confronti dei propri concittadini, aumenta la qualità della vita.